Col trattore in tangenziale andiamo a comandare. Siamo tornati! Buongiorno Vetuglio! Ascolta, buongiorno un corno. Bentornato! Bentornato, tu mi hai fatto venire via da Firenze alle 4 l'ape per venire su un'altra orta. Ora tu c'hai anche il bischero per il capo. Accidente, ma che c'è di nuovo? Dimmi che c'è di nuovo! Oggi ti presento un gelatiere unconventional, mio amico. Guarda, non depone a suo favore se l'è amico tuo, non ti dico altro. Tu sei venuto con l'ape, giusto? Certo. Dai, oramai sono il gelatiere ape motorizzato. Pensa che lui è talmente unconventional che è venuto col trattore. Ecco perché tu che col trattore. Col trattore, perché siamo a Gazzo. Questo mio caro, questo anzi mio vecchio amico, perché è vecchio come te, si chiama Giuseppe Zerbato. Ah, l'ho capito, quello bravo di Vicenza. Giuseppe, Giuseppe, cala dal trattore e andiamo, vieni. Ciao Vettulio. Ciao Giuseppe, come stai? Bene. Tu? Sono veramente contento che tu sia venuto qui a Gazzo Padovano. Sì, ma lui è un vicentino Maiagati. Te tipo ti vedo arrivare col trattore. Ma oh, il trattore è il mio mezzo fuori dalla gelateria, o trattore e poi la passione tagliaerba. Io costruisco tagliaerba, li uso, ne ho tre. Vettuglio, lo sai che lui lavora i campi col trattore? O fai gelato lui? Arrivo da una tradizione contadina, il trattore ce l'abbiamo sempre avuto, dopo l'ho venduto e non ho visto l'ora di ricomprarlo. Senza trattore un uomo non può stare. Perché hai scelto di fare il gelato? Allora, se dicessi che dall'inizio era una passione, direi una gran bugia. Lo è diventata nel tempo, lo è diventata nel tempo. Vedere le persone non contente, come dire, proprio che godono, gioiose nel momento che assaggiano un gelato, che lo prendono. Io stesso quando esce qualcosa che di veramente buono e lo vado ad assaggiare, mi illumino, ti dà sensazione. Quello è impagabile. Per te la giornata importante dei ragazzi erano il martedì e il giovedì? Erano importanti perché la mia mamma lavorava come signora delle pulizie da una famiglia e al martedì e al giovedì, tornando con la corriera, mi portava sempre un gelato alla crema, che era una delle prime gelaterie storiche che era nata nel mio paese e cioè, era uno spasso. Ma quante gelaterie hai? Quanti laboratori hai? Una è a Vicenza e una è a Valdagno, che è il primo paese dove... Valdagno, per un fiorentino Valdagno... È la patria di Roberto Baggio. Sì. Ti dico degli stati: Brasile, Perù, China, Singapore. Cosa ti rammentano tutte queste situazioni? Ma sono storie di vita, esperienze di vita incredibili. Il Brasile e il Perù è legato a un mio desiderio. Fin da quando avevo 15 anni era nato questo desiderio di fare un'esperienza come volontario. Mi è piaciuto così tanto che il Perù è stata una conseguenza e tutte e due le volte ci sono riuscito a rimanere una volta 70 giorni e una volta 60 giorni. Sono state esperienze anche abbastanza lunghe. Importanti. Ho sempre avuto paura, come dire, sono un po' pauroso. E essere là in questo mondo mi ha aiutato a vincere molte paure, molte. Qual è per te, Giuseppe, la via, il futuro prossimo del gelato? La prima cosa è sempre legata al gusto. Quando vai a una cena aziendale, puoi essere un team affiatato, però se non mangi bene, se non bevi bene, il clima rimane sempre un po' galleggiante. Sì. Se vai su un ristorante dove si mangia bene, si beve bene, è un'euforia, il giorno dopo si lavora molto meglio. La prima cosa deve essere proprio il gusto, quella cosa che ti muove l'emozione, che ti tira fuori. Che ti ricordi, è quella sensazione che poi ti rimane come un ricordo piacevole. Sì. E la seconda cosa è di creare anche benessere in chi consuma il gelato. Che gusto di gelato hai portato per Unconventional qui a Gazzo? È un gusto del Gazzo. E vai con queste battute del Gazzo. È un gelato proprio che segue il percorso che stiamo facendo, quello di unire benessere a gusto. È una mandorla integrale con anice stellato e mango. Sia nella base il mango che come variegatura, proprio perché sono tre prodotti che hanno un loro valore intrinseco. Senti, ma tanta attrezzatura, ma te sei geloso di fare attrezzi? No, se uno gli tocca gli taglio le mani, però
tolto quello, possono dare quello che vogliono. Addirittura? Sì. Anche i trattori? No, il trattore no. Allora, andiamo a fare il gelato, vai.